Ragazzi, che cardo gli è venuto, mamma mia. Comunque, a parte questo, io spesso, calcisticamente parlando, sono in dissintonia con molti. Sono in dissintonia con il pensiero comune a livello calcistico e non solo. Ma in quella banda di maniscalchi che fu il Milan, Rodriguez era uno dei migliori. Ma di cosa state ragionando? Poi ha un ticchio. Un ticchio detto in senso scherzoso, un ticchio, ascolta una cosa, prima tu te ne fai una ragione e meglio è, perché ti vedo stanco, ti vedo stressato, ti sono scoppiate le rughe sotto le guance. Lionel Rock, come tu la chiami te, Lionel Rock, erano presenti anche all'ultimo CDA, qualche giorno prima del passaggio ad Oaktree. Lo vuoi capire o no? Avevano smesso di investire, ma loro erano sempre lì. Se c'era dietro un investitore italiano, te l'ho fatto anche in nome di un investitore italiano. Chi c'era in Lionel Rock? Ma prima tu te ne fai una ragione, vai ai mare, un ticchio, vai ai mare, noleggiati un ombrellone, una barca, fai una bella grigliata a bordo. Ma fai qualcosa di nuovo invece di rompere i coglioni sempre con l'ite. Ma è possibile che tu non riesca a liberarti da questa ossessione? Ma ci vuoi lavorare sopra oppure no? Rodriguez, lo so, ripeto, l'ho appena detto, io spesso sono in dissintonia con il pensiero comune, ma Rodriguez come braccetto. Uscita palla, impostazione. È forte, bravo. Non è male, non è malvagio. L'unica cosa di Rodriguez che bisogna dire è che a volte a livello difensivo, e questo lo riconosco, però bisogna fare le valutazioni. Cioè, quando te tu fai una valutazione di un giocatore, cioè la devi fare a livello complessivo, a 360 gradi. Non devi fare una valutazione solo nei punti deboli. Te devi calcolare punti deboli, punti forti, fai meno, fai più per meno e ci siamo, non devi guardare solamente un lato del calciatore. In fase difensiva, Rodriguez spesso spegne l'interruttore, un po' come faceva Juan Jesus, quello che ora è in Napoli. Gli capita di fare dei retropassaggi killer, è vero, quando si stacca l'interruttore, a volte si perde il giocatore alle spalle. Io questo lo riconosco perché le ho viste tante di partite come voi. Ma se concentrato, io l'ho visto anche concentrato anche in partite importanti. Parlo ovviamente della fase di marcatura dove lo state criticando un po' tutti e posso capire. Ma se è concentrato, sbaglia poco anche in marcatura. Il problema di Rodriguez è che a volte in fase difensiva si disconnette, capito? Non apre il relè. E quello è il problema. Ma se è concentrato, sbaglia poco perché ha dei piedi discreti, come ho detto prima, uscita palla, personalità. E come riserva di bastoni, secondo me, ci sta tutta la vita Rodriguez. Ma di cosa ragioni? Di cosa stai ragionando? Al Torino, dopo Ricci, centrocampista, il ragazzo di Pisa, il toscano, e a me piace tantissimo, dopo Ricci e Buongiorno, è stato il migliore del Torino. Di cosa stai ragionando? Perché comunque è un giocatore che ha un buon controllo palla. È bravo nello scarico, tira le punizioni, fa qualche golletto, fa qualche assist, crossa bene, ha un piede pulito, educato. Non capisco tutte queste critiche, sinceramente, a Rodriguez. Poi, insieme al tattico, il mio amico Michele, noi stiamo studiando da qualche giorno Topalovic. Attenzione a questo ragazzo che già nel suo paese è ritenuto una stella. Già lo definiscono come una stella. Guarda, ho aspettato qualche giorno, diciamo lo sto studiando da una decina di giorni, ma a me sembra, cioè veramente, a me sembra fortissimo. Ora dirò delle cose che farà sorridere qualcuno di voi, ma io sono su YouTube per esprimere il mio pensiero, per esternarlo. Io ti dico che anzitutto, questo può diventare davvero un top, ma un top a livello alto, 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 perché è veramente forte, ha un grandissimo fisico ed è agile, è scattante, tecnicamente è forte. In certe movenze ricorda Yaya Touré, ve lo ricordate Yaya Touré? Perché ho visto anche delle ispezioni di partita che mi hanno mandato
Io faccio l'osservatore, ragazzi, io sono tifoso da poltrona come voi, ma in certi frangenti mi ha ricordato, come dicevamo con Michele prima, Yaya Touré, in altre mi ha ricordato Brozovic, un Brozovic più avanzato, in altre mi ha ricordato Milinkovic-Savic, perché abbina qualità a fisicità. E in altri mi ha ricordato Çalhanoğlu, perché questo ha un lancio di 30-40 metri, salta l'uomo, fa assist, questo è forte, io ve lo dico, questo è il classico giocatore che può piacere tanto ad Inzaghi. Qualcuno ha detto è un po' come Samardžić, è un Samardžić molto più forte e molto più rapido, perché Samardžić è lento, è troppo compassato, bel giocatore, a me piace, ma questo è un Samardžić molto più veloce, più rapido, bravo nello stretto, veloce di gambe, destro, sinistro. È veramente forte questo ragazzo, io ve lo dico. Questo è forte. Il ragazzo gioca bene, te lo dico io. Ne riparleremo. Questo farà primavera, prima squadra. Ma questo gli è forte. Attenzione. Può piacere tantissimo ad Inzaghi. E a me questi hobby piacciono. Giuseppe, come fai a essere contento di Oktri? Innanzitutto sono contento perché non si rischia più quello che si rischiava con i cinesi. Innanzitutto sei tornato a vedere un progetto e innanzitutto non hai venduto nessuno. Lo state sottovalutando tutti questa cosa. Te con i cinesi avresti venduto minimo un giocatore per ripianare la perdita. Lo vuoi capire o no? E invece questi non hanno venduto nessuno. Hanno rinnovato Inzaghi, hanno rinnovato i giocatori più forti. Hanno preso un giovane top come Topalovic. Hanno preso quell'altro, Perez, che è forte. Sto seguendo da qualche giorno anche Perez, ma aspetto, quell'altro. Mi sembra un pochino... Secondo me si deve strutturare un po' fisicamente, ma è forte anche quell'altro. Però tra i due Topalovic è molto più avanti, secondo me. Per quello sto vedendo fino ad ora. Lo so io. Poi, parti comunque campione d'Italia. Non hai cambiato l'allenatore. La squadra è già connessa. La squadra è già connessa perché i titolari fondamentalmente 8, 9, 11esimi sono sempre gli stessi. Quegli altri si devono connettere. Magari qualcuno trova i Bluetooth, che ne sai? Non mi ha detto perché che prendono giocatori forti che si connettono. C'è l'allenatore nuovo. Allenatori non sono mai stati in grandi squadre. Thiago Motta alla Juve, aspetta, a me piace Thiago Motta. Vediamo alla Juve come si comporta, perché un conto è allenare il Bologna, con tutto il rispetto, un conto è allenare la Juve. Poi la Juve, tu metti dentro 7-8 giocatori nuovi, in più metti dentro l'allenatore nuovo, non ti puoi connettere prima di 2-3 mesi, te lo dico io. È impossibile. Almeno non trovano un paio di fuorilasse che risolva le partite mentre stanno lavorando sull'amalgama della squadra. Giusto, sei contento di Oktri? Io ora sono contento. Io sono più felice. Ho incominciato a rigodermi l'Inter a 360 gradi perché coi cinesi ero preoccupato, ma te lo ripeto, te coi cinesi avresti venduto minimo un giocatore. Çalhanoğlu sarebbe andato via, forse Lautaro, che ne sai? Che il cinese doveva vendere? Questi non sono i cinesi, anche se è una fase transitoria, lo capisci o no? Occhio a Topalovic, io te lo dico. Ti ridico le stesse cose che ti ho detto di Zigzeu un anno e mezzo fa, quando non lo conosceva nessuno. E c'è ancora il video in rete, perché questo canale è aperto da 2 anni. C'è ancora il video, vai a guardarlo. Cosa dicevo di Zigzeu? Quando arrivò Thuram, che il 90% dei tifosi interisti lo criticava, io non sono bravo, ripeto, sono un tifoso da poltrona come voi, io non sono nemmeno uno youtuber, ma quando arrivò Thuram, e c'è ancora il video, che dopo 2 partite, dove tra l'altro giocò anche abbastanza bene, incominciarono tutti a rompergli i coglioni. Io dissi testuali parole: diamogli 10 partite di tempo, alla decima partita nessuno parlerà più su Thuram. All'ottava partita tutti zitti. Ci siamo capiti? Quindi non è che quello che dico io è legge, ma sui giocatori difficilmente mi sbaglio. Quindi questo ragazzo Topalovic, questo è veramente forte. Lo sto studiando da una decina, 15 di giorni insieme a Michele, e io ve lo dico, incominciamo a fare anche una cosa, perché molti dicono con Inzaghi i giovani, la gestione dei giovani con Inzaghi è difficile. Può essere anche vero, ma alla fine della fiera, quando poi sei costretto a far giocare i giovani, perché se ti trovi solo dei giovani, poi dopo bisogna che tu li faccia giocare, non puoi giocare in 9. Quindi a me poi
questa storia dei giovani piace tanto, ripeto. Però non capisco perché Rodriguez no. Tra Rodriguez e Hermoso, ti dico anche questa, io prendo Rodriguez, sai perché? Perché comunque Hermoso è un'operazione su un giocatore di 29 anni che non è da fare. Quella è un'operazione, avresti fatto con Zhang. Ma con Okrit ti puoi permettere di dire no, vedi la differenza, sai qual è lei? Che te con Okrit ti puoi permettere di dire no, io Hermoso a zero non lo voglio. Mentre con i cinesi andavi lì con la carretta a pigliarlo. Mi sono spiegato o no? Ciao Inter.